queste partite devono essere portate a casa, però poi un episodio ha cambiato un po' quello che è il corso della partita, che, dove abbiamo incontrato una buonissima squadra, ma questa differenza di valori non si è vista in campo, come era anche la presentazione della vigilia, della gara alla vigilia. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, ma vanificata purtroppo da episodi individuali. Infatti, a tradire, mister, il Teramo in una ottima partita è sempre la gestione del primo gol subito. Sì, è paradossale, ma è così, nel senso che comunque nel calcio si possono commettere errori tecnici, tattici, ma poi ci vuole uno spirito di reazione. Noi abbiamo avuto quei 4-5 minuti di breakout e non ci possiamo permettere con nessuno, né tantomeno con la Ferrari. Per me bisogna stare sereni e lavorare e cercare di battere il Rimini domenica, sabato. E la contestazione ci può stare, non lo so. Io credo che sia frutto anche di non solo di questa partita, ma credo che noi abbiamo fatto due grandissime partite a San Benedetto e oggi, e per ingenuità abbiamo raccolto poche. Ma questo è. Quindi questo è quello. Però poi alla fine contano i punti. E questi sono punti persi pesanti, sia quelli di San Benedetto sia quelli di oggi, e dobbiamo avere la forza di reagire e di andarci a prendere 3 punti domenica, sabato con il Rimini, con le buone e con le cattive. Ma credo che anche il primo tempo meritavamo qualcosa in più. Il Teramo ha creato poco e niente, noi l'abbiamo messi nella loro metà campo creando diverse situazioni per poter andare in vantaggio, pareggiare la partita. Già il primo tempo, il secondo tempo siamo entrati ancora meglio del primo tempo col piglio giusto, da squadra che vuole, consapevole che voleva ribaltare la partita, e l'abbiamo fatto. Poi è normale che con qualche calciatore che cala di intensità ti metti in modo diverso e rischi il meno possibile, come abbiamo rischiato il meno possibile. No, però c'è stata una grande prova di maturità in un campo difficile, perché venire qua e rischiare poco e portare a casa una partita importante come questa non è facile. No, è bello, infatti una giornata bellissima, sono contento per i miei 200, sono contento anche per la vittoria della squadra, che è la nostra terza consecutiva, è molto importante. Ti ricordi il primo? Ce l'hai in mente, visto che sei arrivato a un traguardo così, e se ce lo vuoi svelare, se ce lo vuoi ricordare? Sì, il primo è stato a Brescia, Rigamonti contro Piacenza, è stata una doppietta in realtà. Anche oggi? Speriamo siano gli ultimi, sai, di solito inizi e chiudi in un modo. No, quindi è stato proprio contro Piacenza a Brescia.